Buon pomeriggio a tutti, è la terza volta che sto cercando di registrare questo video, ma c'è sempre qualcosa che va a finire male, o il telefono diventa nero all'improvviso, o mi dà memoria piena. Cioè, penso che morirò di fame tra un po' per fare questo video. Volevo mangiare e fare merenda insieme a voi, perché sono le 4 di pomeriggio, sono appena tornata a casa da lavoro e non ho mangiato a lavoro, perché se io ho mezz'ora di pausa a lavoro, che devo staccare mezz'ora, mangio. Se devo mangiare durante il turno di lavoro in 10 minuti, prendere e mangiare di corsa, perché poi non sono neanche 10 minuti, ora che ti compri la roba da mangiare, ora, e anche se te la porti da casa, comunque ora che fai la pipì, ora che ti lavi le mani e tutto, ci metti veramente poco a mangiare e ti rimane sullo stomaco. Quindi preferisco fare una pranzo merenda e la faccio insieme a voi con questa bellissima pizza con prosciutto crudo e brie e verdure. Non so se sia speck o prosciutto crudo, comunque speck e brie mi pare, speck, brie e verdure. Era molto gustosa, mi ispirava parecchio quando l'ho vista al reparto pane, ho deciso di prenderla. E poi berrò in vostra compagnia questa qua, che è la San Benedetto prima spremitura clementina. Mi piace molto come bibita, sia me che mio marito la prendiamo spesso. Non so più che video fare, quindi anche per questo che vi faccio questo video con questa bellissima pizza che è meravigliosa. Guardate quanto condimento ha. E non so più che video fare perché gli outfit non li facevo più, adesso li sto facendo di nuovo. Intanto mangio. Lo sto facendo di nuovo, ma non mi stanno mica andando bene. Stanno facendo poche visualizzazioni gli outfit. E gli altri video lo stesso. Quindi devo cercare un po' di inventarmi qualcosa. Vedo che i mukbang più o meno vanno. L'ultimo che ho fatto non è andato bene neanche quello. E vabbè, io mangio con voi, tanto non ci perdo niente. Metto il video se vi piace. E se no, pazienza. Croccante sotto, vedete che non è bruciata, meno male, perché alcune sono bruciate. Croccante sotto e morbida qua. Questo mi sembra più che speck prosciutto crudo. Come potete vedere, ho dovuto rifare le unghie e le ho fatte fucsia con i brillantini, con degli smalti semipermanenti che vi farò vedere in un video haul. Però vedete che purtroppo sono cortissime perché alcune mi si erano spezzate tanto e ho dovuto farle corte corte. Vabbè, cresceranno. È proprio gustosa, che buona. Mi sta sollevando il morale. Ormai si è tolto anche il rossetto e mi voglio bere anche l'aranciata. La San Pellegrino, no, San Benedetto prima spremitura. Ottima. Spero che non si scarichi la batteria proprio mentre sto girando il video. Buonissima. Dai, batteria scarica, abbiamo capito, ma tanto tra poco non dura tanto il video. Non so se succede anche a voi, ma col freddo si scarica prima la batteria. Non so anche se mangiare e non parlare, perché alla fine, quando guardo i video di YouTube, mi piace molto di più quando non parla e mangia solo. Lo trovo più rilassante.
Per esempio, YouTube, lui mangia e ogni tanto dice qualcosa. Forse è meglio così che parlare sempre. Molto buono. Il brie è davvero ottimo. Guardo di là perché sulla pentola ci sono delle patate, perché stasera mangeremo patate lesse con dei burger vegetali o dei petti di pollo. Adesso vedremo. Allora, patate lesse le faccio già adesso, così mi porto avanti. Non so voi, ma io le faccio con la buccia. Dopo tolgo la buccia e le taglio, perché hanno più sapore così. Invece senza buccia. No. Ottima. Allora, ho ancora tanta fame, perché sono piena di fame. Io di solito a pranzo non mangio una semplice fetta di pizza, mangio di più. Però non voglio neanche rovinarmi l'appetito per stasera, quindi adesso sono le 4:20. Mangeremo verso le 8, 8 e un quarto. Devo stare altre 4 ore senza mangiare, però ce la posso fare perché la pizza comunque mi ha saziato abbastanza. Magari dopo verso le 6 mi mangio un frutto, ecco. E però voglio cercare di controllarmi, quindi finisco qua. Mi bevo il resto dell'aranciata, perché anche questa ha calorie comunque, però mi piace. Vediamo che ingredienti ha. Sono
Succo di mandarino, clementina, c'è una clementina questa, non è neanche un arancio, zucchero, anidride carbonica, colorante beta carotene, vabbè dai, si può fare, ma meno porcheria rispetto alla Fanta. E allora io vi saluto e vi ringrazio per la visualizzazione, se avete voluto guardare questo video fino alla fine. Vi ringrazio di tutto e vi auguro una buona serata.